certo ha avuto un successo straordinario, ma lo stesso Zalone, che poi qui è di casa, come dire, il pubblico gli riconosce, ma certo, questa qualità Zalone di mettere le mani in quella che è la realtà di tutti noi. Zalone ha la capacità, per questo è così incredibilmente popolare, ha la capacità di unire quei due tipi di genere, nel senso che lui fa assolutamente fa, io lo adoro, mi piace moltissimo, mi piacciono moltissimo i suoi film, perché fa un'analisi sociale molto profonda. È molto profonda la sua analisi sociale, anche la sua, come dire, la sua satira sociale. È profonda ed è in profondità nella lettura del film. Quindi se la vuoi leggere, la leggi. E poi c'è tutta la parte comica in superficie, che non significa superficiale, sto soltanto dividendo a strati, che conquista tutti, perché ridi come un pazzo, perché è una cosa meravigliosa, che fa morire dalle risate. E lui riesce a fare delle commedie perfette, perché possono essere lette su vari piani, e quindi accontenta tutti quei tipi di pubblico, no? Perciò in questo è straordinario lui. Non mi ricordo che stai dicendo. Ma nemmeno io, quindi ti preoccupare. No, c'ho una certa pure io, a un certo punto qualche sbarione. No, ma andiamo anche abbastanza in modo... Io poi divago, Ma anch'io. Era comicità e commedia. La comicità è commedia, ah, però non l'ho detto, grazie. Ci abbiamo il suggeritore. Ma ci abbiamo il suggeritore, non c'è la buca. Ma sì, no, però sta. Però il posto giusto. Mi raccomando, continui. Ma sì, insomma, ecco, ti parlavamo di comicità e commedia, ecco, sono due generi affini, sono due generi vicini, c'è chi ha la capacità di unirli, come dicevamo appunto di Checco Zalone, c'è chi invece fa la commedia italiana come facciamo noi, che è un genere meno frequentato in questo periodo, noi lo stiamo facendo e siamo felici di farlo. Mi piace affrontare gli argomenti sempre con un veicolo che è quello dell'umorismo. Mi piace questo, una cosa che penso sia tanto molto difficile da fare. E quando ci riusciamo, è più difficile, quando ci riusciamo siamo proprio contenti. È un modo di affrontare le cose ed è anche un modo di divulgare un pensiero con un film. Si parte da una trama molto dura, molto sgradevole, no? Argomenti sgradevoli per tutti. Se si trattano in modo con un registro molto duro, molto drammatico, magari con uno stile meraviglioso e impeccabile, però si rischia che questo film, questo racconto sia visto dalle persone che amano quel genere, perché poi un argomento sgradevole fatto con un registro duro, comunque, insomma, di fronte a una cosa così si rischia di mettere subito un muro. Con una commedia sociale invece le cose sono diverse, perché hai la possibilità, in questo noi italiani siamo grandi, ma non nel cinema solo, siamo proprio nella vita, lo siamo nel quotidiano, hai la possibilità di ironizzare, essere anche autoironico, ironizzare sulle cose, che non significa renderle stupide o superficiali, significa avere invece la grande capacità di fare ironia, che vuol dire essere intelligenti sostanzialmente. E trattare argomenti con ironia è difficilissimo, ve l'assicuro, quando siamo al computer, quando calibriamo una battuta cercando di non essere offensivi, perché non siamo qui per offendere, ma siamo qui per dare, come dire, un abbrivio, creare un piccolo trampolino per quel sorriso, su quell'argomento. E è difficile, quando ci riusciamo e vado in sala e sento che le persone sorridono anche di cose magari un po' amare, per me è l'infa vitale, perché vuol dire che qualcuno è andato lì per affrontare, perché sta la trama e va a vedere quell'argomento, ma la maggior parte delle persone è andata lì perché sanno che c'è un'altra commedia per farsi due risate che fanno bene, ripeto, e poi ha trovato uno spunto, ha trovato qualcosa di cui parlare con il vicino, con la moglie o col compagno, o con i figli, perché no? Ed è una cosa bellissima, un bel regalo che io, no, ricevo dagli spettatori in sala. E questo ci permette
di far vedere questo film con questo registro a molte più persone. È bello fare un cinema che sia popolare, che sia visto da tanti, e però questa è un'arma importante, cioè il cavallo di Troia. Perciò a quel punto è bene, come dire, mettere dentro dei contenuti, senza sottolineare che ci sono dei contenuti. Chi li vuole cogliere li coglierà, però insomma divertirsi in questo modo secondo me è una bella occasione perché si parli di certi argomenti, altrimenti insomma si rischia che non se ne parli più, e sarebbe insomma un vero peccato.